Un saluto a tutti gli amici e benvenuti sul mio canale. In apertura parliamo di Giorgia Meloni. Noi disponibili al confronto, è il governo che ha deciso di fare tutto da solo. È da diverso tempo che, con proporzionata pazienza, alcuni politici con la P maiuscola come la Meloni stanno portando all'attenzione dell'opinione pubblica un fatto gravissimo. Questo governo ha trasformato la democrazia in regime e questa non è cosa da poco. Dopo la confusione innescata in aula dall'intervento del grillino Ricciardi, la leader di Fratelli d'Italia punta il dito su quello che definisce un gioco delle parti. Obiettivo: far credere agli italiani che si vuole collaborare con noi e allo stesso tempo sabotare ogni collaborazione. Se il governo vuole il nostro contributo, sa benissimo che noi ci siamo, perché l'Italia viene prima di ogni cosa. Temo che questo continuerà a non accadere. Mi auguro di essere smentita. Fratelli d'Italia ha raccolto l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella e ha sempre offerto la sua disponibilità al governo. Lo dimostrano gli atti e gli emendamenti che abbiamo presentato durante questa emergenza coronavirus. È il governo che ha deciso di fare tutto da solo, di bocciare tutte le nostre proposte, salvo poi ripresentarne alcune come sue e di non coinvolgerci nella stesura del decreto rilancio, nonostante avessimo votato in Parlamento lo scostamento di bilancio. È stata una scelta di Conte quella di attaccare frontalmente l'opposizione facendo i famosi nomi e cognomi a reti unificate e senza contraddittorio, che serviva per dare ai cittadini informazioni fondamentali, ricorda la Meloni, riferendosi alla conferenza del 10 aprile scorso, quando il Premier accusò lei e Matteo Salvini di divulgare fake news. Le proposte di Fratelli d'Italia ci sono oggi come c'erano ieri, e se il Presidente del Consiglio Conte è intellettualmente onesto, non può che riconoscerlo. Avere idee e proposte per aiutare l'Italia a superare l'emergenza non vuol dire però smettere di fare domanda e ascoltare cosa chiedono gli italiani, conclude la Meloni. Su questo punto io e la maggior parte degli italiani non crediamo nella maniera più assoluta che esistano italiani, per così dire liberi dal peccato, a garantire sull'onestà di Conte. Aggiunge la Meloni, se il Presidente del Consiglio vuole smentirmi, ha un solo modo per farlo, senza troppe chiacchiere e giri di parole. Prenda semplicemente le distanze dall'intervento di Ricciardi, che in aula non ha parlato a titolo personale, ma a nome e per conto del Movimento 5 Stelle, e gli applausi e i cori da stadio dei deputati grillini l'hanno confermato. La strategia è ormai evidente, Conte fa appelli all'opposizione aprendo alla collaborazione. Il ministro Di Maio pubblica post su social e rilascia dichiarazioni all'insegna dell'Unità Nazionale, ma contestualmente i parlamentari 5 Stelle sui media e in Parlamento alzano i toni e cercano in continuazione lo scontro. Più falsi di così si muore. A dare peso alle parole della Meloni in merito ai comportamenti scorretti del governicchio si aggiunge la Gelmini, che dichiara non serve un patto con Conte. Il Premier rispetti il Parlamento. Alle proposte di Conte facciamo fatica a credere, risponde così la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Maria Stella Gelmini. Oggi il compito del Parlamento è quello di dare liquidità alle imprese che stanno soffrendo. Servono immediatamente modifiche al decreto liquidità per fare leva sulle banche dando tempi certi per prestiti e garanzie, sottolinea l'esponente. Occorre anche modificare il decreto rilancio ex aprile, ex maggio, rititolato e ribattezzato con il contributo del Parlamento. Non serve un patto con Conte, ma serve che il Premier e il Governo rispettino le Camere. Siamo di fronte a un provvedimento che vale quanto due finanziarie. Insisto, Conte deve dare rispetto al Parlamento. Maggioranza e opposizione lavorino per correggere gli errori del decreto rilancio e indirizzare così le risorse. Francamente faccio molta fatica a credere ai patti proposti da Conte, perché dal Cura Italia in poi i suoi patti proposti sono saltati tutti. Ci consenta di svolgere in modo completo il nostro ruolo di opposizione costruttiva e ragionevole e cominci a rispettare il Parlamento. E come se questo governo non fosse già sufficientemente disastrato, nel frattempo spunta il business del plasma e il senatore PD, che con uno strano silenzio da parte del governo apre un altro caso. Per comprendere di cosa stiamo parlando occorre partire da un punto fermo. La sottosegretaria del PD al ministro della Salute, Sandra Zampa, ieri si è presentata in Commissione Affari Sociali alla Camera per un importante question time.
avrebbe dovuto in teoria chiarire i tanti dubbi che ruotano intorno al plasma iperimmune, soprattutto sull'implicazione dell'azienda di famiglia del PDino Andrea Marcucci. La Sandra Zampa però ha pensato bene di non menzionare nemmeno per sbaglio proprio l'implicazione del suo collega. Occorre rammentare che, ormai da tempo, al Policlinico San Matteo di Pavia e al Carlo Poma di Mantova si pensa che, al di là di un eventuale vaccino, la terapia del plasma possa risultare l'unico farmaco efficace e molto più potente di un vaccino, in quanto inizialmente la mortalità era del 14%, mentre con la cura del plasma iperimmune è scesa al 6%. Giovedì scorso, in Commissione Sanità al Senato, a sorpresa, viene invitato a parlare Paolo Marcucci, amministratore delegato di Kedrion Biopharma, colosso dei plasma derivati, per proporre la possibilità di mettere a disposizione una sede dell'azienda di famiglia. Ma per uno scherzo del destino, guarda caso, il Paolo Marcucci è fratello di Andrea Marcucci, che per uno scherzo del destino è capogruppo al Palazzo Madama del PD. A quel punto la Lega presenta un'interrogazione a risposta immediata, rivolta al Ministero della Salute, per conoscere e sapere non solo le ragioni per le quali fra i componenti del comitato scientifico con compiti di supervisione non vi sia menzione dei medici dell'ospedale di Mantova, tra cui il dottor De Donno, ma anche se trovino conferma alle notizie sul fratello di Marcucci e i suoi interessi collegati alla sperimentazione col plasma nazionale. La risposta del Ministero fornisce solo aria fritta e mezze verità, soprattutto sul fatto di coinvolgere l'azienda del fratello del capogruppo, e per questo la Lega si dichiara in attesa di vere risposte e chiarimenti. Ma ora passiamo ad altro argomento. Spesso, in apparenza, ma solo in apparenza, accadono eventi che i più distratti e imbambolati dalle baggianate del PD e dei 5 Stelle, insomma, sembrano a loro del tutto casuali. Ma sarebbe ora che qualcuno si svegliasse per realizzare che quando c'è la sinistra di mezzo, nulla è un caso. E ora, dopo questa premessa, per chi ancora non avesse collegato le vicende del passato recente con i fatti del presente, passiamo a un problema legato alla giustizia. Allacciato a doppio filo, indovinate a chi? A Renzi, che durante il suo governo mandò in pensione con allettanti benefit un enorme numero di giudici che vennero poi sostituiti dagli attuali. Non aggiungo altro. A voi i ragionamenti, le ipotesi e le conclusioni. A tale premessa segue cotanta notizia, ossia Salvini telefona e scrive a Mattarella preoccupato dai magistrati. Il leader della Lega ha rivelato al capo dello Stato le preoccupazioni in vista del procedimento a suo carico, considerate le gravissime intercettazioni che rivelano il forte astio nei suoi confronti da parte di numerosi magistrati. Voglio ricordare agli ascoltatori che il prossimo 25 maggio la Giunta per le immunità e le elezioni del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri, tornerà a discutere sul caso Open Arms, che vede l'ex vice premier leghista al centro di un'indagine portata avanti con estrema determinazione da parte della magistratura. La votazione sull'eventuale autorizzazione a procedere richiesta dal Tribunale dei Ministri di Palermo è fissata per il giorno successivo, martedì 26 maggio alle ore 10. Quindi dicevamo che dalle intercettazioni spunta una frase che non dovrebbe passare sulla bocca di un giudice che, investito di solenne responsabilità, può decidere sul bene o sul male, sulla vita o sulla morte di chi giudice non è. La frase incriminata è questa: anche se ha ragione, dobbiamo attaccarla. Così commenta Salvini. Mi domando se è normale che due magistrati diano del merda al ministro dell'interno e che ritengano che vada attaccato anche se sugli sbarchi ha ragione. Mi sembra che possa funzionare così in Cina, in Venezuela, in Corea del Nord, ma non in una democrazia libera come quella italiana. Da quelle telefonate emerge l'avversione nei miei confronti, la mia fiducia nelle toghe vacilla. Venuto a conoscenza e preoccupato per il contenuto dei messaggi scambiati via WhatsApp fra alcuni magistrati, Matteo Salvini si è ieri appellato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ieri ci sarebbe stata una cordiale telefonata fra i due. Il leader della Lega ha voluto esprimere al capo dello Stato tutte le sue perplessità e i sospetti in merito a ciò, passando anche a parlare delle pesanti accuse lanciate contro la Lombardia dal grillino Ricciardi
è quanto accaduto alla Camera dei Deputati. Tra i temi toccati anche quello della pesante crisi economica che si sta abbattendo sull'Italia. Salvini ha anche scritto una lettera, sempre a Mattarella. L'articolo pubblicato sul quotidiano La Verità documenta uno scenario gravissimo. Diversi magistrati, nei loro colloqui privati, intercettati nell'ambito del procedimento a carico del dottor Luca Palamara, concordavano su come attaccare la mia persona per la politica sull'immigrazione che, a quell'epoca, quale ministro dell'interno, stavo portando avanti. L'avversione nei miei confronti è evidente, al punto che, secondo quanto risulta dalle intercettazioni, uno dei magistrati, il Palamara, pur riconoscendo le ragioni della mia azione politica, individuava nella mia persona un obiettivo da attaccare a prescindere. Intenzione che veniva condivisa da altri magistrati. Le intercettazioni pubblicate documentano come l'astio nei miei riguardi travalichi in maniera evidente una semplice antipatia, prosegue Salvini. Come noto, a ottobre inizierà l'udienza preliminare innanzi al GUP presso il Tribunale di Catania, ove sono chiamato a rispondere dell'ipotesi di sequestro di persona per fatti compiuti nell'esercizio delle mie funzioni di ministro dell'interno. Per quanto si legge nell'articolo, è proprio tale tema politico ad aver suscitato l'avversione nei miei confronti dei magistrati, protagonisti di quelle comunicazioni pubblicate. Non so se i vari interlocutori facciano parte di correnti della magistratura o se abbiano rapporti con i magistrati che mi giudicheranno. Tuttavia è innegabile che la sfiducia nei confronti della magistratura adesso vacilla. Tutto ciò intacca il principio della separazione dei poteri e desta in me la preoccupazione concreta della mancanza di serenità di giudizio, tale da influire sull'esito del procedimento a mio carico. Mi appello al suo ruolo istituzionale quale Presidente della Repubblica e dunque Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, affinché mi venga garantito, come deve essere garantito a tutti i cittadini, il diritto ad un processo giusto, davanti a un giudice terzo e imparziale, nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione. Che dire? Personalmente porgo i miei saluti e il mio sostegno a Matteo Salvini, con l'auspicio che tutto possa risolversi in una bolla di sapone, nella speranza che possa incontrare sulla sua strada sempre giudici super partes. Sondaggio: la Lega dà 6 punti al PD, Forza Italia in crescita. Il sondaggio di oggi immortala il centrodestra al 49% dei voti. Piddini lontani dal carroccio, bene per gli azzurri, stabili Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Italia Viva, che però è stabile al 2%. C'è un dato che balza all'occhio e consiste nel primato incontrastato del centrodestra, che è maggioranza nel paese. Se i partiti si presentassero insieme in schieramento, riuscirebbero a portarsi a casa il 49% tondo tondo dei voti, sbaragliando di fatto gli odiatori degli italiani, che giustamente stanno dietro di alcune misure rispetto a chi vuole salvare l'Italia. Una quota che si attesta ben oltre il 30% appartiene invece ai disertori del voto, che però sono pronto a scommetterci, sono i primi poi a piagnucolare ogni volta che arrivano puntuali le giuste mazzate di questi ignobili occupanti le poltrone del governo. I partiti della sinistra, tutti insieme, grillini inclusi, restano appena sopra il 35%, quindi ben distanti dal centrodestra unito, che continua a fare barba, capelli e denti a questi poveracci. Per il momento vi ringrazio e vi saluto. Iscrivetevi e fate iscrivere i vostri amici al mio canale e condividete questi video. A presto!